let me out alone. Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. Davvero gelido e niente, sono indietro con la registrazione del video questa settimana. Vi dico la verità, non sapevo neanche se registrare perché non ero sicura di regalarvi delle sensazioni positive. Ecco, dopo tutto quello che stiamo passando, non riuscivo a trovare l'input, quello positivo. Però poi ci ho pensato bene e ho detto, ma sì, alla fine la vita va avanti e dobbiamo cercare di superare anche i periodi più bui. Ora non voglio parlarne nel video perché so che chi andrà a vedere questo video cerca qualche minuto, 10-20 minuti di serenità e così vorrei che fosse, ecco. Allora, mi ha appena chiamato Daisy e mi ha proposto di andare a fare un giro. Ovviamente non mi sono tirata indietro perché è tutta la settimana che sono a casa. Siamo usciti soltanto domenica perché siamo andati a vedere come procedevano i lavori sul terreno, ma nel resto dei giorni sono rimasta a casa. Allora, adesso stamattina penso che uscirò con Daisy, andremo da qualche parte. E niente, vi dicevo appunto che domenica siamo passati dal terreno per vedere i lavori se andavano avanti. Devo dire che hanno fatto la strada che condurrà poi alla casa, dove comunque dovranno passare anche tutti i camion per portare le varie cose per iniziare la gettata. E solo che non ho potuto filmare perché c'era tutta la terra sotto sopra, io avevo gli stivali di velluto. Non potevo certo camminare in mezzo a tutta quella terra, però poi man mano adesso magari riuscirò poi a fare qualche video e a farvelo vedere. Allora, non so se su Instagram ho messo la foto, forse no, avevo messo la foto del progetto originale della casa, il primo progetto, però non ho messo poi quello finale. Allora, magari adesso ve la mostro, ve la metto qui da qualche parte e così vi faccio vedere il progetto finale della casa. Allora, come vedete, è comunque abbastanza semplice, adesso sembra semplice, in realtà questo è un progetto così.
Perché appunto l'architetto ci ha detto, siccome noi volevamo una cosa un po' più classica, allora l'architetto ci ha spiegato appunto che poi sulle finestre della parte esterna verranno messe delle cornici particolari che renderanno la casa più elegante, nel senso meno moderna, ecco, dalle linee più classiche. E infatti, adesso non sto a spiegarvi bene cos'è perché poi voglio farvelo vedere. Abbiamo fatto una cosa un po' particolare. Comunque, poi vedete che sopra c'è questo grande terrazzo. Avevo appunto sentito, avevo letto qualche commento quando l'aveva detto Desiree. Molte persone avevano scritto: ma no, il terrazzo sopra non lo userete mai. Allora, io l'ho voluto al piano di sopra, vi spiego il perché. Perché quando siamo andati a fare quella meravigliosa vacanza in Francia, allora la casa che c'era lì aveva questo terrazzo che non era neanche tanto grande, però era al piano superiore e dava proprio sulle camere da letto. E ragazze, io vi dico, allora noi più delle volte si faceva anche colazione sul terrazzo. E la sera prima di andare a dormire stavamo lì ore e ore a chiacchierare, era bellissimo, proprio bello perché praticamente stavi sotto le stelle, a parte che è stata una vacanza stupenda, ma è da lì che mi è partita l'idea di fare il terrazzo al piano superiore, proprio perché l'abbiamo vissuta, abbiamo vissuto questa esperienza lì sul posto e a me era piaciuto tantissimo. Ora, ovviamente, io non è che vado sul terrazzo a pranzare, cioè potrei farlo benissimo, perché tanto comunque sotto abbiamo un patio enorme, voglio dire, abbiamo più di 2500 metri quadri di terreno, ha voglia a fare pranzi all'aperto. No, il terrazzo mi serve, cioè, è un posto. Un po' isolato dal resto della casa, tranquillo, di pace. Io questo volevo. Non mi serve il terrazzo per pranzare sul terrazzo, perché tanto noi pranzeremo, quando pranzeremo fuori, pranzeremo nel patio sotto. È per questo, quindi secondo me il terrazzo sopra, se dovessi rifare un altro progetto, lo rifarei sicuramente, perché è una cosa che ho proprio voluto io. Ok, allora, poi per quanto riguarda l'arredamento, ho già deciso che i mobili saranno proprio ridotti al minimo indispensabile. Non voglio una casa piena di mobili, la voglio piuttosto vuota. Ho pensato, adesso poi ne parlerò con l'architetto, di fare una dispensa. Ora vi metto anche la foto di questa dispensa che ho visto da una ragazza che io seguo su Instagram, a parte che ha una casa meravigliosa, mi piace tantissimo questa dispensa, è molto versatile, particolare, è aperta con delle luci dentro ed è utile. Ecco, perché questa, allora ho deciso che la nuova casa, sì, sarà carina tutto quanto, ma deve essere una casa all'insegna proprio della praticità. È per quello appunto che ho pensato a qualcosa del genere nella cucina. La cucina, non ho voluto una cucina particolarmente enorme perché sapete che io arrivo da una casa grandissima che era comunque su tre piani. La cucina, avevo 9 metri di cucina. Avere 9 metri di cucina vuol dire stare lì a pulire dalla mattina alla sera. E io non ho più intenzione di essere schiava della casa. Voglio una casa semplice e nient'altro. Non mi interessa avere chissà che cosa. Poi, tra l'altro, per quanto riguarda le vetrate, allora noi abbiamo voluto delle finestre più grandi del solito, perché ci piaceva tantissimo avere le inglesine. Però, dietro consiglio del nostro architetto, del costruttore, appunto, lui ci ha detto che il problema è che poi in casa entra poca luce. Essendo una casa in mezzo al bosco, sarebbe preferibile avere vetrate lisce, senza queste inglesine, che poi comunque tanti di voi mi hanno detto che per pulirle non è una cosa semplice, e questo non ci avevo pensato, è anche vero.
Gli infissi, sono innamorata di questi infissi neri, però poi li dobbiamo un attimino vedere, anche perché cioè siamo un po' così in lotta fra me e Jessica, perché lei mi ha detto: mamma, no, non buttiamoci sulle case ultramoderne, ho detto facciamo qualcosa di nostro che piace a noi, però vedremo, adesso poi stabiliremo un po' tutto il pavimento, il legno, anche così. Adesso se lo trovo mi metto anche quello perché mi piace talmente tanto questa casa di questa ragazza che mi ha particolarmente colpito. Ecco, e poi tra l'altro qualcuno mi ha scritto: però tagliare gli alberi non avete fatto una cosa positiva. Allora ragazze, quello è un terreno edificabile. Non vi dico, noi abbiamo fatto tutto, tutto, persino il geometra del comune ci ha detto, cioè persone come voi io non ne ho mai viste, abbiamo fatto tutto regolare e non vi dico quello che abbiamo pagato più il taglio degli alberi che il progetto. Ecco, vi dico questa cosa qua, pensate un po'. Ovviamente non abbiamo tagliato tutti gli alberi sono rimasti, abbiamo tagliato gli alberi con i confini, perché ovviamente se piove, se è un temporale, qualcosa, cade qualche albero sulla casa, capite che la situazione non è delle più felici, ma anche non è che io mi posso costruire una casa con gli alberi dentro, cioè è assurda questa cosa, il fatto di non dovete tagliare gli alberi, ma il terreno è edificabile proprio perché gli alberi vanno tagliati, poi non c'erano alberi particolari, c'erano degli alberelli. Ma tutto intorno e soprattutto nella parte davanti gli alberi sono rimasti, anche se io vi dico la verità, non penso che resteranno quegli alberi lì, ne metteremo altri, perché voglio mettere alberi di frutta, adesso poi giù col giardiniere faremo qualcosa di meraviglioso, io ho già in mente tutto, ma ovviamente sono cose che faremo poi negli anni perché tutto adesso non si può fare. Però comunque gli alberi al momento sono rimasti lì. Allora niente, adesso vado a vestirmi, andrò a prendere Desiree e andremo a farci un bel giretto. E quindi niente, ci vediamo dopo. Thank you.
the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. Amiche mie, allora per pranzo voglio provare a fare la piadina. Devo dire che è la prima volta che faccio questa ricetta, quindi non so cosa verrà fuori. Spero che mi vediate perché qui è tutto piuttosto compresso. E dicevo appunto che ci sono pochi ingredienti e si fa anche abbastanza velocemente. Allora, io andrò ad usare la farina 00, ce ne vogliono 230 grammi. Però potete usare anche la farina 0 o se avete anche quella integrale. Io non ce l'ho, se no avrei messo sicuramente quella. Poi mezzo cucchiaino di sale fine e 125 grammi di acqua, mi raccomando deve essere calda, e un cucchiaio di olio d'oliva. Adesso vado ad impastare tutto e poi farò riposare 10, bastano anche solo 10 minuti, io farò riposare invece 20 minuti perché ho un po' più di tempo, e dopodiché andremo a fare le piadine. Ok, inizio con il mettere la farina in una ciotola, poi il sale, adesso vado ad amalgamare il tutto in modo da distribuire bene il sale. Ok, aggiungo l'acqua, ed ora vado ad aggiungere un cucchiaio di olio d'oliva. Abbondante, l'ho messo, vabbè. Ora vado a miscelare tutti gli ingredienti con la forchetta sempre, dopodiché procederò lavorando l'impasto a mano. Impasto tutto nella ciotola così almeno non andrò a sporcare tutto quanto. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? Ok, allora questo è l'impasto, vedete com'è bello morbido. Adesso vado a coprirlo e lo farò riposare circa 20 minuti, però se voi avete fretta bastano anche solo 10 minuti. Dopodiché andremo a stendere le piadine. Allora, l'impasto è pronto, adesso lo metto sulla spianatoia, lo divido in quattro parti di circa 95 grammi l'uno, dopodiché formo delle palline che vado poi ad intingere in un po' di farina e poi stendo la piadina. Allora, adesso man mano vi farò vedere. Non c'è bisogno di mettere farina o olio sul piano, perché non è necessario. Ok. Ok, adesso formo delle palline. Alla fine sono venute più piccole di come riportava la ricetta. Io l'ho fatte, sono venute di circa 59 grammi l'una. Però vabbè, non ha importanza questo. Ok. Adesso le copro in modo che così poi resteranno morbide. Adesso prendo la pallina e vado ad intingerla nella farina,
da tutti i lati e poi la stendo. I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile. Watching... Nel frattempo che finisco di stendere la piadina, inizio ad accendere il fornello, così in modo da scaldare bene la padella. Deve essere ben calda. Ok, adesso vi mostro come cucinarla e magari vi faccio vedere la preparazione un po' di più nel dettaglio. Watching you smile, and I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like a star. Durante la cottura del primo lato si formano tutte queste bollicine tipiche che la sfogliano all'interno. Tenete d'occhio il lato a contatto con la padella e quando vedrete qualche punto dorato, girate la piadina e finite la cottura per altri 2 minuti. Baby, I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me. Vanno tenute coperte, adesso io avevo soltanto questo, perché comunque mantengono la loro umidità e di conseguenza poi potete arrotolarle benissimo senza che si rompano, sono molto morbide. Adesso andrò a farcirle con dello stracchino e della rucola. Allora ragazze, adesso vi faccio vedere il piatto finito, perché io ovviamente ho registrato tutti i vari passaggi, ma il cellulare non mi ha registrato nulla, perché si sa, oramai questo cellulare forse deve andare in pensione. E comunque vedete il piatto finito, adesso dopo ve lo mostro bene. Praticamente sono andata a mettere un po' di stracchino, la rucola e qualche scaglia di parmigiano con un filo di olio e di sale. Adesso niente, noi andiamo a pranzare e ci vediamo dopo. Love me like you did. Love.
ways, we can dance the night away. My heart is screaming out for you. I want you here with me so that everything will be as good as they were last night. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the... Amiche, allora, siamo giunte alla fine del video. Io mi sono già preparata la mia copertina e adesso mi rilasserò un po' sul divano, guarderò un po' della mia serie preferita, dopodiché mi metterò in cucina e cercherò di pensare qualcosa per la cena di questa sera. Allora, noi ci vedremo sicuramente settimana prossima e spero di riuscire a mostrarvi qualcosa per quanto riguarda i lavori, anche se ho visto dalle previsioni dell'iPhone, che spero tanto che non siano attendibili, perché praticamente da una settimana di neve. Questo comporterebbe un ulteriore rallentamento dei lavori, ovviamente. Spero tanto che non sia così. Comunque, se i lavori andranno avanti e riuscirò a registrare qualcosa, ve lo farò vedere. Allora, io vi mando un bacio grande, vi ringrazio di essere state anche oggi in mia compagnia e anzi, grazie, grazie di esserci sempre. E noi ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutte!